Ragazzi, mettetevi la sveglia perché venerdì 10 giugno, ma anche un po' prima se riesco, iniziamo una nuova serie, The Quarry, un nuovo gioco horror degli stessi di Man of Medan, Little Hope, Until Dawn, quindi sapete già che vi aspetta. Io non vedo l'ora, quindi segnatevelo sul calendario, 10 giugno, non mancate. Salve a tutti ragazzi e bentornati a My Show Shop! Preparatevi perché oggi c'è una sfida davvero epica. Quest'uomo, My Show Shop, che negli anni vi ha dimostrato di essere il leggendario My Show Shop il bello, ma soprattutto un vero conoscitore di calciatori che probabilmente neanche loro ricordano di essere stati calciatori. Oggi sfida il Vate Fabio Caressa in uno scontro che definire epico è poco, anche perché non lo è. Ragazzi, me l'avete chiesto in tanti, mi avete detto: Mike, ma perché non sfidi Caressa? Perché? Che ci vuole? Eccoci qua. Che dobbiamo fare? Ragazzi, per chi non lo sapesse, Fabio Caressa, voce storica di Sky, è approdato su YouTube con un discreto successo. Quindi complimenti Fabio Caressa. Ecco, questo è il suo canale, fa un sacco di cose. Io sono sempre molto contento quando qualcuno da mondi differenti entra nel nostro, perché agita sempre un po' le acque. Cioè, diciamocela sta cosa, allora Fabio. E la lavagna me l'hai scammata. Però lì è colpa mia perché ho aspettato troppo. E ok. Però Fabio, pure i giochi. Pure i giochi. Ragazzi, vi ricordate questi giochi che portiamo da una vita? Ora sei venuto a casa mia, ci sfidiamo. Quindi ragazzi, in questo video che farò, andrò a giocare con Fabio Caressa e vediamo quante ne azzecco. Ora io però non ho visto nessun suo video, quindi vi dovete fidare. Qualcuno di voi avrà già visto i video o avrà fatto già il gioco. Però per tutti gli altri, giocate insieme a me. Vediamo se riusciamo a battere Caressa. Spoiler, vi dico subito di sì. Guarda, se non lo batto, non lo so, scrivetemelo sotto i commenti. Ma non servirà perché tanto lo batterò. Quindi ragazzi, lasciate un bel mi piace per supportare questo video e iscrivetevi al canale. In descrizione vi lascio anche il canale di Fabio, così almeno non ci manda lo strike. No, ma spero di no, spero di no. Quindi iniziamo col 2. Qualità 4K, porca miseria. Vabbè, vabbè. E io non ho mai visto i suoi video, so che va forte, ok? Ciao amici. Ciao. Allora, vedo che vi piacciono i giochi. Ricordatevi, sì. Iscrizione se vi va. Creiamo questa community. Fabio, pure io mi sbaglio spesso. Non devi fare così, ma così, perché sta lì in alto. Vabbè, ma questo è... Ah, Fabio, spiegaci qual è il gioco. Nuovo gioco, come funziona il nuovo gioco? Mi faranno vedere dei cambiamenti di maglia, la carriera di alcuni giocatori, e in base ai trasferimenti io dovrò capire quale giocatore sia. Facile. So se è tanto facile. No. Posso chiedere... Oh, come, scusa? Ma ti ho detto che è facile. Fidati, fidati. Per l'aiuto a casa a chiamare Di Marzio? No, ma non ho detto di no. Non posso chiamare Di Marzio. No. Partiamo, via. Vai. A parte questa è Di Maria, lo vedo già così. Devo bloccare e rispondere oppure c'è un tempo? Già così lo vedo Di Maria. Ah, quindi argentino, Benfica, Manchester. Ah, ma c'è anche la foto. Questo è facile, Di Maria. Olè. Danubio, Palermo, Napoli, Cavani. Vabbè, però mi devi aspettare, aspetta, Fra. Andiamo avanti, facciamo un altro. Bagare, Milan, Schalke, Ajax, Schalke, Untelar. Milan, Schalke, Ajax, Untelar, Schalke. Untelar. Sono manco che HC03. Oh. Untelar. Comunque era lo Schalke fino all'anno scorso. 4 anni all'Ajax, vai, vai. 7 anni allo Schalke. È partito con il Milan un anno solo. Dai, ragazzi. No, questo non lo so. Dai. Spiazze. Però la cosa brutta è che qui ci sono le ultime 5 squadre. Devi essere anche un giocatore che ha cambiato spesso maglia. Ad esempio Untelar ha giocato nel Real Madrid e qui non c'era. Forse se ci fosse stato Real Madrid sarebbe stato più semplice indovinarlo. Chi lo sa, sarebbe stato Ajax, Real Madrid, Milan. Untelar è una bella punta, è il calciatore, è un giocatore interessante. Il calciatore. Perché me lo so perso? Allo Schalke ho pure fatto delle partite. Ma vabbè, questo è gravissimo, Caressa. Vai. E va di VAR. Oh, il pizzone, ma no, queste cose, io mi dissocio dalla violenza. Oh. Milan, Siviglia, Milan, entra di Francoforte, Lipsia, Silva. Boh. Ah, Silva, è vero, Silva. Questa cacchio, mi ha fregato. Cristiano Ronaldo, mi hanno detto che Cristiano Ronaldo, accanto a sé, vuole sempre uno come André Silva. Pensa un po'. È un po' difficile perché lui mi parla nelle orecchie, gli devo abbassare la voce quando parla. Vabbè, te do il punto, stiamo pari. Partizan, Fiorentina, Juventus, e questo è Vlahovic. Perché ha detto Jove, dice? Non ci ha mai giocato. Vedi, devi anticiparlo. Dai, raga, questo era Vlahovic, era facilissimo. Porca zozza. PSG, Juventus, Bayern di Monaco. E questo è Coman. Dal 2015 Bayern di Monaco. Coman, no? Non ci sbagliamo. Dai, care, Coman. Vai, ci ho messo una giornata. Banfi, Genoa, Fiorentina, Cagliari, Verona. Simeone. Da quest'anno al Verona. Simeone? Simeone.
Va bene. Aston Villa, Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Milner. 2015, però ragazzi, Liverpool. Se la azzecco prima io, mi devono dare il punto in più, eh. Dai, Milner, su. James Milner. Vabbè, allora, dai. Liverpool di quest'anno. Quanti ne sono? Ce Milner! Sono tanti, sì, dai, ci diamo 10 minuti. Potrebbe essere Mané. Come Mané? No, ma come Mané? Ma dai, Fabio, su, dai, qua mette la freccia, ma Shosha sorpassa. Ma non lo sta tenendo bene il conto. Ma scusami, ma si capisce che è, tra l'altro, un giocatore inglese, no? Aston Villa va in prestito al Newcastle, torna all'Aston Villa, va al City, si becca la busta da Messi. No! Sì. C'ho anche la maglia di Milner. Pensa un po'. Anche a mio figlio gli ho regalato la maglia di Milner. Ma di tutti i giocatori dei Milner, no. Ma dai, proprio così. Come ho fatto a non indovinare Milner? Milner. Tra l'altro, tornate un attimo indietro nella Milner, New Aston Villa, Newcastle, ha anche un record. Non fa il conoscitore, su, basta. Hai azzeccato, hai detto Mané. Ma come Mané che giocava al Salisburgo? Vabbè. E Zeko, dai, Zeko. Zeko. Inter. Edin Dzeko. Ah, questa era facile, so. Interblock Lubiana, Maribor, Palermo, Fiorentina, Atalanta. Ilicic. Ah, l'ho detto prima io, Fabie. Vai. No, non ruba, Juventus, Real Madrid, Chelsea, Morata. Questi, dai, sono abbastanza facili. Dai, questi sono semplici. Real Madrid, due anni addotto, Inter, Paris Saint-Germain. Oddio. Vabbè, quest'anno, Hakimi. Ah, è vero, era Kimi, cracchio, craff. Hai fregato qui. Pescara, Sampdoria, Arsenal, Atletico Madrid, Fiorentina. È Torreira. Però ragazzi, è troppo veloce, oh. È Torreira, dai. Pescara. Pescara, Sampdoria, Torreira. Oh, comunque ragazzi, quando le azzecca, soprattutto quelle difficili, guardatelo in faccia, adesso. Come si compiace del fatto che le azzeccate. Vabbè, questo è Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. Bravissimo, bella faccia. Atalanta, Padova, Atalanta, Milan, Fiorentina, questa è coso, Jack Bonaventura. Atalantina, Bonaventura. Ciao, baby. Vedi lui. Sono un grande, l'ho azzeccata. Udinese, Napoli, Juventus, Juve, Torino. Torino, Sampdoria dal 2016. Fabio Quagliarella. Ah, era Quagliarella. Bene, ciao Fabio. Grande Fabio. Abbiamo messo gli ultimi 5 anni, Fabio, perché sennò lo sai, perché il secolo scorso non vale. Ciao, effettivamente, ragazzi, ha cambiato talmente tante maglie. Udinese, Sampdoria, Siviglia, Fiorentina, Atalanta dal 2019. E Muriel? Fiorentina, l'Udinese, no, la Sampdoria. Muriel. Olè, vai. Bene. Insieme. Con la maglia gialla poteva portarci in errore. Il Papu Gomez, che ha giocato in Ucraina al Medalist di Donetsk. Osil. Qui andiamo su difficile. Ma come fa? Del Brema, Real Madrid. Ma è facilissimo, Osil. Arsenal 8 anni e Fenerbahce da quest'anno. Dai, Fabio. Chi è passato a Fenerbahce quest'anno? Fabio, io l'ho indovinata con una. Che poi in realtà, che te metti qua, fa 3 anni all'Arsenal, 25 al Milan. Se non ripercorri la carriera, questa là fai i conti. No, allora, cioè, aveva 18 anni, 22 anni. Lo sai. Non lo ricordo perché non sono preparato sul mercato del Fenerbahce di quest'anno. Mi ricordo. Osil. Osil, non sapevo, poteva arrivarci, ma non mi ricordavo che era andato a Fenerbahce. Osil, sapete che Osil, dico, quando sbaglia, poi dopo ti dice: no, vabbè, ma Osil, perché fate delle curiosità per farti capire che conosce. Molto successo sul campo, ma molto successo fuori. In altri campi. Sta storia la conosco anch'io. Vabbè, non l'approfondiamo, sì. Se fosse una puntata da tribuna sarebbe sì, ovviamente. Vabbè, diciamo che lui c'è l'intercettazione di Florentino Perez. Mi pare pure Mourinho glielo disse. Beh, insomma, ragazzi, a Osil gli piace tanto questa. Ok, non questi, questa. E diciamo che coi soldi che c'ha faceva avanti e indietro da Madrid e Milano. Diciamo, non sono proprio lusinghiere le parole, forse, di Mourinho su questa donna. Roma, Juventus, Arsenal, Bradford, Arsenal, Chesney, Roma, Juventus. Chesney, per caso? No, un giovincello, perché gli ultimi 5 cambi partono da 13 anni fa. Però non mi ricordavo che avesse giocato al Brentford. Juventus. Allora, questo non lo posso sbagliare, dai. Chesney. Aspetta, è Chesney. Però torniamo indietro. Signor Fabio Caressa, guarda. Taglio, Chesney. Va bene, che c'è? Ok, Chesney. Basilea, Chelsea, Salà. Roma, dai, Basilea, Chelsea, lo devi azzeccare. Salà. Dai. E poi ragazzi, veramente, guarda che cacchio di carriera strana. Novara. È Bruno Fernandes. Mi pare che Cristiano Ronaldo ha giocato nel Novara. No. Ma neanche nell'Udinese e nella Samp, se per questo. Dal 2020 al Manchester United ha giocato nella Sampdoria, come no? È Bruno Fernandes. Eh già.
Già. E Perisic. 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 Hamburgo. Son. 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 Tottenham dal 2015. No, io ragazzi. Allora, regia, mi raccomando, montare bene perché io come li vedo glielo dico. A prima botta. A prima botta. Sonaldo. È Sonaldo. Dai, Fabio. Mi viene il nome. Sì, te viene il nome. Mi viene il nome. Guarda, non guarda la regia. Son. Certo, non te veniva il nome. Potevi dire qualche cosa, no? Per farci capire che lo sapevi. Barcellona, Juventus. E a Dani Alves. Dani Alves. Tornando indietro a San Paolo e andato a Barcellona. Dani Alves, Fabio. Dai, questo è facile, Fabio. Questo non puoi sbagliare. 8 anni a Barcellona, poi è passato un anno alla Juventus. Dai, sì. Oh, faticoso sto gioco, eh. Ma come, Fabio? Ma non è che è difficilissimo. E qua Taglione, chissà quanto è passato. Dai, Fabio, è tornato adesso da Dani Alves. Potrei indovinarlo prima. Già. Sta bello provato, questo è Pedro, si vede. Ma dico, sta bello provato. Guardate all'inizio video, sta caressa tutto tirato. A fine video sta annichilito. Barcellona, Chelsea, Roma, Lazio. Beh, questo è un passaggio che ha fatto epoca. Pochissimi passaggi da Roma a Lazio. E Pedro. Quindi? Pedrito Olanda. Questo è Luis Suarez. Lo so ragazzi, perché io sono stato a Groningen più o meno in quel periodo. Era appena passato dal Groningen all'Ajax. Luis Suarez. Suarez. Vabbè, ma l'avrei comunque visto lo stesso. Karsue. Karsue. Questo è Sharanoglu. Sharanoglu. Questo dovrebbe venire. Infatti, te dovrebbe venire, ma quando c'è sta il passaggio Hamburgo-Leverkusen, te viene mai. Oh, va Fabio, è passato quest'anno all'Inter. Vedete, non fare più le telecronache, che non c'è più le rose delle squadre come ce l'avevi. Vabbè, prima. Va, dai, è su. Cialanoglu. Vedi, vedi, ce l'ho fatta. Varese. Bravo, bravo. Questo è Pavoletti. Oh, io sto da una pista, però, eh. Andiamo a far quiz, 1v1. Siete vasto. Questo, tra l'altro, l'ha preso il Napoli per darlo subito al Cagliari. Beh, dal 2017 è quello alto sempre rotto. No, 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 come quello alto sempre rotto? È impazzito. Che partita l'ha ciabatta. Ma no. Cioè, c'ha ragione, però. Chiavi se mi viene il nome come in vecchio. Però è Pavoletti? Pavoletti. Almeno, ragazzi, diciamo se ha fatto un po' capire come no. Mi riviene il nome dei son. Questo è coso. De Bruyne, KDB. De Bruyne. Sta pregando. Stella Jamie, Atalanta, Cesena, Atalanta, Mina che sì. Hai fatto prima di me. United, Chelsea, Monaco, Galatasaray, Rayo Vallecano. Porca miseria. Falcao, Radamel Falcao. Ah, Radamel, è vero, è vero, è vero. Vai. Quando fai le telecronache, quando non fai le telecronache, cosa cambia? Cambia che per una telecronaca lavori 48 ore sulla rosa, 60 ore sulla rosa, ti studi tutto. Quando non fai le telecronache, magari alcuni particolari li puoi lasciare un po' da parte e quindi ci lavori un po' di meno, lavori più sulle statistiche. Fabio, non ci stanno giustificazioni. Allora, però, ragazzi, attenzione, perché potete dirvi che si Falcao ma fregato. Mo chiedo alla regia di tenere il conto. Chi sta a vincere? Chi sta vincendo? Non lo so. Beh, lo scoprirò alla fine. In realtà, ragazzi, lo scoprirò solamente a video montato. Però, diciamo, sono stato un po' più veloce io. Pure io ho la mia età, eh. Allora, andrei a fare calciatori del passato. Chi hanno messo la camicia de forza? Comunque è migliorato già da questo video il lato, diciamo, tecnico, no? Miglior audio. Stoccarda, allora, Stoccarda, questo è, Mario Gomez. Di Monaco anche. Mario Gomez. Poi la carriera dopo, francamente, Beşiktaş, non me lo ricordo, però è Mario Gomez. Facile. Mario Gomez. Facile. Quanta sei? Luca Vialli. Ah, vabbè, però mi devi dar tempo, aspetta. Se non indovinavo te, Luca, me l'hai visto. Infatti, effettivamente. Oh, sai che dovevamo fare, ragazzi? Assegnare il punto a chi rispondeva per primo. Ah, là, vabbè, sto 1000-1. Mi sto da una vista. Poi, tra l'altro, venivo da testa, via Sampdoria, venivo da testa, via Chelsea. Questo è Guardiola. Detto prima io, guarda, Fabio. Mentre parlavi, mi stai a rincoglioni. Questo è Ronaldinho. È il Gaucho. Allora, una cosa, ragazzi, non avevo capito che, come in questo caso, la carriera non termina così. Cioè, va anche avanti. Cioè, dopo il 97 ci sono altre squadre. Quindi io pensavo che il 97 fosse l'ultima. Questo è Bobbo Vieri, si capisce, perché ha fatto Atalanta, Juventus, poi dopo ha fatto Lazio. Esatto, questo è Bobbo. Adesso fa una TV. È Bobbo Vieri? Mi dico Bobbo Vieri. Però capito, lui lo vede dopo. Cioè, Bobbo. Uno dei più grandi attaccanti di tutti i tempi, secondo me, Bobbo Vieri. Di tutti i tempi. Sì, vabbè, dell'Unione. Aspetta, Monaco. Aspetta, c'è la pubblicità davanti. Monaco, Juventus. Ercole. Che cazzo. Te lo dico. Beh, però 10 anni alla Juve, attenzione. David Trezeguet. 10 anni alla Juve, un argentino che ha fatto 10 anni alla Juve. Trezeguet.
Presa che River Plate. Questa, ragazzi, lui parla, non me ne frega niente. Sapete perché l'ho azzeccata subito? Perché Monaco Juventus ci sono due giocatori nella storia da Juventus. Presa che e Henry. Quello dopo era non mi ricordo che squadra è. Una squadra spagnola, mi ricordo che andò. Henry ha fatto Monaco Juventus Arsenal. Non è lui. Mi ricordo che lui è andato a giocare in Argentina a River Plate. Non so perché, ma ci sono i giocatori argentini francesi che hanno degli scambi. Tipo Higuain. Anche Higuain è mezzo francese, cose un po' strane. Perché è argentino ma francese. Questo è Trezeguet. Ah, vedi, ci ha giocato per lui. Godo. Candelà. Gamecamp Roma e Candelà. Vabbè, aspetta. Oh. Com'è che lo sai? Gamecamp Roma e Candelà. Com'è che le conosci così tanti i trasferimenti? Che hanno? Sarai mica dalla magica. Candelà. Gamecamp Roma e Candelà. Che cazzo di carriera, tra l'altro. Bolton, Udinese. Rimini, Livorno, Pirescia, Bergamo, Messina, Bari, Lazio, Napoli, Lazio, Protti, Reggiano, Protti, Livorno, Protti, Igor, Protti, 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 Protti. No, ho detto prima io. Igor Protti, ragazzi. Ci vado meglio, eh. Ridi, ridi. Monaco, Parma, Turam, Juventus, Turam, Turam, Barcelona. Turam, ragazzi. Parma, Juventus, Turam. Ma che mi avete ricicciato fuori Dani Alves? No, scherzo. Che Dani Alves? E ride. Dai, Turam, Barcelona, Fabio. Barcellona. Turam. Seedorf. Seedorf. Clarence Seedorf. Ho fregato, Fabio. Guarda che gamba che sei. Paolo Maldini o Franco Paolo Maldini. Non è che ci fosse granché da pensare qua. Manchester United sto venerdì. Van persi, Fabio, van persi. Dunque, United ha giocato Van Nistelrooy, ma Van Nistelrooy non può essere. No, no, non c'è andato Van Nistelrooy al Fenerbahce. Potrebbe essere Van Nistelrooy? No. No, van persi. Van persi. Ho sbagliato Van. No, hai sbagliato persi. Certo, Arsenal Manchester, van persi, vai. Bayern Urdingen di Krefeld, altra città. Klisman? Ah no, continua, aspetta. No, però se continuano, che cazzo. Vabbè. A parte 90, ha giocato con l'Ascoli. Birov! Questo è Oliver Birov. Udinese, Milan, Klisman, poi perché ha detto sopportato. Perché ho visto Inter. Oliver Birov. Cioè, purtroppo, ragazzi, ha vinto uno scudetto con il Milan nel 99. Cioè nel 98. Dai, ho azzeccato prima io. Como, Bari, Chiasso. Questo è Zamberotta. Lo sapevo. Iese, Brescia, Torino, Lazio, Chievo. Ma continua? Luca Marcheggiani. Oh, però aspetta, scusate. Se vogliamo giocare insieme, signori della regia di Fabio, mettete tipo qua alla fine, dove sta il Corinthians. Questo è Ronaldo, cioè si vede facilmente. Però mettete una freccia che ti fa capire che continua. Che se no, io non so quando finisce la carriera. Inter, Real Madrid, Milan e Corinthians. Questo è Ronaldo fenomeno. Beh, questo è Ronaldo. No, aspetta, la pubblicità. Vucinic. Senza pensarci, ragazzi. Roma, Juve, Al Jazeera. A parte il Lecce qua, la squadra che ti dovrebbe far capire qualcosa. Dai, Vucinic. Tra l'altro in quegli anni il Lecce faceva tutti i colpi pazzi. Vucinic, Scemo Anton. Bocinov? No! Ah, no, Vucinic, no. Ma Bocinov era andato a un certo punto al Manchester City. Pontevecchio, Triestina, Arezzo, Catania, Brescello, Perugia, Cosenza, Siena, Messina, Ternana, Messina, Atalanta, Vicenza, Sassuolo e Carrarese. Ah no, aspetta, no, canta roba che non... Pontevecchio, Triestina, Arezzo, Catania, Brescello, Perugia nel 2000. Cosa? Zampagna. Cosenza, Ternana, Messina. E poi Messina, Atalanta. Poi il resto non lo so, ragazzi, mi sono perso. Ha cambiato più squadre de mutande questo. Zampagna. Comunque questo è difficile, ragazzi. Non mi viene il nome. Come al solito. Come al solito non gli viene mai il nome. sì, è toro di sora, vabbè. E questo è Bacio. No, ha detto prima lui, maledetto. Oh, aspetta, Shevchenko. Sceva. Madonna, ma ragazzi. Ma qui mi volete male, però, Ah, questo te lo dico io, la indovino con una. Eusebio Caraglio. Questo ve lo so perché, ragazzi, volevo fare il video. Quanto è forte Eusebio? Anche ha cambiato un sacco di squadre. Ha giocato 15 anni al Benfica. Ma è Eusebio? Ma è Eusebio prima. Eusebio. Eusebio Caraglio, vabbè. Inter, Regina, Inter. Brescia, Pirlo. Mina, Pirlo. North City, Andrea Pirlo. Aia. Oh, sto competitivo oggi, Liverpool, Chelsea, Fernando Torres. È il Nino. Il Nino. Vai, Torres. Fernando Torres. Dai! Chi sarà mai? Dall'Atletico al Liverpool e poi dal Liverpool va al Chelsea. Il Nino Torres? Beh. Oddio. Il portiere. Van der Sar. Non mi viene il nome. Olandese. Van der Sar. Già. Edwin. River Plate, Parma, Lazio, Inter, Chelsea, Milan, Chelsea, Inter. Ah, Genoa, Crespo. Parma. Hernan Crespo. Però non mi ricordavo che avesse chiuso al Bologna. Sì, al Bologna, certo. Al Parma. Dai, Lazio, Inter, Milan. Dai, guardalo che giocatore. Io sono Paolo, Palmeiras, Inter, Real Madrid, Federico Provincia, anzi... Roberto Carlos, la cosa, cioè, squadre brasiliane. Roberto Carlos. Già. Qui c'è la buona media,
Santos, Real Madrid, Manchester City, Robinho, Milan, Robinho non serve, non serve. Guarda, poi se ci sta pure l'Istanbul è Robinho sicuro. Robinho, ragazzi, che occhio che se entra in Italia carcerato, City, Milan. Può essere Rivaldo? No, no. Robinho. Certo, Robinho, non Rivaldo, ma sono confuso con i nomi, no Robinho, Rivaldo. Sì, Abate, senti, ma tutte le volte che sbaglia è una scusa. C'è una scusa, incredibile. Mi è piaciuto Robinho a me. No, nessuno. Insomma, Fabio. Ragazzi, chi avrà vinto? Ora, regia, voglio il conteggio. Chi è che ha vinto qua? Penso di aver vinto io. Però, ovviamente, è una sfida un po' strana, no? Voi avete giocato, quante ne avete sbagliate? Allora, un consiglio, solamente se la carriera è più lunga, bisogna, insomma, mettere un qualcosa e ti fa capire che arriveranno altre squadre. Per il resto, ragazzi, questo è un bel gioco da fare. In realtà, io ho trovato un sacco di canali che fanno questi giochi qui per giocare, no? Come quelli che abbiamo già fatto. Quindi, se vi piace il video, supera 40.000 mi piace, magari possiamo rifarlo, oppure possiamo risfidare Caressa, perché qua, cioè, indovina il giocatore dal valore di mercato, magari la prossima puntata. Fatemi sapere che ne pensate, era un video un po' così. Un saluto a tutti, ciao, alla prossima, ciao ragazzi, ciao.